Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di unboxing. Io sono Mazzeus e oggi andremo ad unboxare Duelli Devastati. È un box sicuramente molto utile per tante persone perché dentro abbiamo un sacco di carte che fanno davvero male quando vengono giocate contro di noi o ci fanno molto felici quando le giochiamo contro gli avversari. Io direi di non dilungarci oltre e di iniziare col nostro unboxing. Benissimo ragazzi, allora direi adesso di iniziare con il nostro unboxing. Ho semplicemente levato la nostra plastica che avvolgeva appunto questo bellissimo box con tutte le entrap che sono molto belle. Oissa, sì, piano piano. Vediamo il contenuto di questo deck, di questo box. Allora, abbiamo le penso carte da gioco centrali, esatto, Field Center card e le carte proprio a blocco così intero praticamente va benissimo. Field Center card Duel Devastator, molto bella onestamente. Field Center card con Pegasus. Poi c'è Kaiba, immagino che per ultimo c'è Yugi, e infatti c'è Yami Yugi o Atem. Ok, molto bello, onestamente molto bello. Come prima carta abbiamo Orco Fantasma e Coniglio della Neve. Come vedete l'artwork è diverso rispetto a quello normale, è molto bello, molto figo, molto più figo questo rispetto a quello originale, mi piace molto di più. Poi abbiamo Mietitura, fantasma e fiori di ciliegio invernali. Ok, anche questo è un artwork nuovo. Molto bello anche quest'altro, davvero. Abbiamo fioritura di cenere e gioiosa primavera in questo sempre nuovo artwork. Tra l'altro io ho, molto bello. Bella fantasma e maniero infestato. Molto bella anche questa. Beh, possiamo dire che tutte le entrap. Tutti i nuovi artwork delle entrap sono davvero molto belli. Voi quali preferite? Quelli nuovi o quelli vecchi? E poi fioritura rossa da sotto le radici. Se questa carta è nella tua mano, puoi scegliere come bersaglio una magia trappola in ogni cimitero, bandiscila e se lo fai evoca specialmente questa carta. Puoi offrire come tributo questa carta. Puoi scegliere come bersaglio un mostro fusione, Synchro, Xyz o Link in qualsiasi cimitero. Bandisci quel bersaglio e se lo fai, evoca specialmente dal tuo cimitero un mostro con un tipo di carta mostro, fusione, Synchro, Xyz o Link diverso da quello del bersaglio. Puoi utilizzare questo effetto di fioritura rossa da sotto le radici una sola volta per turno. Molto bella. Se magari riprende il fuoco, grazie. Katastor, alleato della giustizia. Brionac, drago della barriera di ghiaccio che ho, tra l'altro, ho già trovato questo qua in una bustina, sono molto felice. Horus metafisico, attenzione, ritornano i metafisici. Drago rosa nera, beh, molto utile drago rosa nera per il suo effetto, lo sappiamo. Drago veloce ala chiara, un sincro pendulum. Drago scintilla, polvere di stelle. Arcidemone drago rosso, luce sfregio. Trishula, drago della barriera di ghiaccio. Mech, drago vermiglio. Ok. Abitante dell'abisso, Abyss Dweller. Numero 111, Arca Onore Silente. Castel, il moschettiere spaccacielo. Drago Tornado. Prendi Underclock, Lanforinco, ok, due mostri. Sciabola, Gaia all'ombra fulmine. Decodificatore trasmittente, ormai questa qua è anche la mia terza copia. Decodificatore trasmittente esteso. Dracotomba topologica, molto bello. Teschio, terrore, Saruia, dissimulatore d'effetto, blocca portale, Denko secca, ispettore, cavalca tavola, annullatore di magia, molto utile questa, artefatto lancea,
Demone della vanità. Demone della maestà. Dino Wrestler. Pancratopo. Wow, mi sono dovuto fermare un attimo. Gamechiel, il kaiju tartaruga marina. Questo è un kaiju, è sempre molto utile. Controlla mente. Cannone a onde soniche. Super polimerizzazione, molto figa. Libro delle eclissi. Cimitero silente. Ciclone cosmico. Questo è utilissimo in tantissime situazioni. Richiamato dalla tomba. Terreno dell'altra dimensione. Tifone. Tifone, attenzione, questa è una carta incredibile. Non so se l'hanno bandita o meno. Boh. Apocrifa proibita. Barriera dimensionale. Vento perso. Molto utile questa. Tempesta potente di polvere, decreto reale, essenza antimagia, ce ne può essere solo uno, microspia, questa è molto utile come carta, colpo solenne, riavvio rosso, questa è una carta anch'essa fortissima, fortissima. E basta, con questo abbiamo finito. Personalmente vi consiglio l'acquisto del box nel caso in cui voi vogliate implementare alcune di queste carte all'interno del vostro mazzo. Vi ringrazio per aver seguito il video. Se volete trovate in descrizione il link Telegram per parlare di Yu-Gi-Oh!, per darsi consigli. Ci sono dentro anche altri ragazzi che hanno alcuni iniziato a giocare nuovamente da poco, quindi hanno ripreso da poco a giocare a Yu-Gi-Oh!. Altri che non hanno mai smesso e quindi si parla, si ci organizza, si duella insieme, si ci diverte sostanzialmente e si ci dà un sacco di consigli utili per potenziare il proprio mazzo o per nuove idee per nuovi mazzi. Vi ringrazio ancora, ci vediamo al prossimo unboxing.